Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi guardiamo l'ultima giornata di coppe europee che ci resta da analizzare. Abbiamo visto la Champions League del martedì, poi quella del mercoledì. Nel video di oggi vediamo l'Europa League che si gioca di giovedì. Insieme a me, come sempre, c'è il libraccio di metodo Stats for Bets che trovate disponibile su Amazon, lo buttiamo qui sotto, ci vediamo la sigla e poi ci tuffiamo sulle partite di Europa League. Sigla! Benissimo, eccoci di nuovo. Allora, per l'Europa League, come sempre nei video fatti finora, analizzerò solamente le squadre italiane e qualche altra squadra un pochino più rinomata, perché non mi vergogno a dirlo, è pieno di squadre di cui onestamente o conosco solo il nome o poco più. Fare dei pronostici senza riconoscersi la capacità di studiare dei campionati che onestamente uno non conosce sarebbe tirare alla monetina, ed è una cosa che odio fare. Non mi piace né quando lo faccio per puro divertimento, come magari può essere nei video, né quando lo faccio proprio per pronostico. Non utilizzo campionati o squadre di cui non riesco ad informarmi abbastanza, quindi per questo momento dell'Europa League ci sono ancora troppe squadre che non sappiamo studiare. Diventerà più interessante, più approfondito quando ci saranno i quarti, gli ottavi, insomma, come abbiamo visto l'anno scorso. Per il momento ci limitiamo a qualche squadra un pochino più rinomata. Ti attivo la visualizzazione dello schermo così vedi anche tu quello che sto per guardare anche io. Allora, Gent Wolfsburg, sì, per quanto siano squadre abbastanza conosciute, non so che tipo di formazioni metteranno in campo, titolari, riserve, non lo so, quindi la salto. Young Boys Feyenoord è un match che secondo me ci potrebbe regalare assolutamente l'esito gol. Lo troviamo a 1,50, quindi la quota abbastanza che ce lo conferma, perché sono due squadre comunque solitamente votate all'attacco e l'esito gol ci sta bene. Roma contro Mönchengladbach. Allora, la Roma per ora in testa al girone con 4 punti, 5 gol fatti, 1 subito, ma in realtà quando è andata a giocare contro il Wolfsburg ci si aspettava tutti una ulteriore vittoria. Il passo falso del pareggio un po' ha sorpreso. Il Mönchengladbach ha cominciato malissimo questa Europa League, un solo punto, 5 gol subiti, un solo gol fatto. La quota di 1,90 per la Roma ci fa capire però che non c'è tutto questo favoritismo per la squadra giallorossa, purtroppo, visto che è la squadra che tifo. Però senti, uno se non vuoi rischiare l'uno secco, allora 1x. Però magari se le squadre che vanno in campo, cioè se la Roma manda in campo i titolari, è vero che c'ha 200.000 infortunati. Beh, oddio, in effetti c'ha degli infortunati pesanti. Eh no, forse non me lo rischierei la 1x, allora a questo punto non mi rischierei l'1 secco, meglio la 1x. Alkmaar Astana. Sì, infatti, immaginavo l'Alkmaar favorito e onestamente mi sento di confermarlo, vittoria per l'Alkmaar. Quest'altra la salto. Porto Rangers, vediamo un po'. Mazza, Rangers non gli danno una lira proprio, perché a 1,44 la vittoria del Porto. In casa ci potrebbe stare, tutte le squadre hanno 3 punti in questo girone. Non so, non è che mi convince proprio. Però le altre quote sono così equilibrate. Questa non mi convince proprio come ci offrono le quote, non la giocherei però. Vittoria facile del Saint-Étienne, perché quest'altra qui io non so manco chi è, l'Olesescandrina.
mai sentita. Però pure questa, cioè, dovrebbe essere così facile e poi te la offrono a 1,44. Niente, quindi non gioco manco questa. Partizan Manchester United, vediamo un po' che ci dicono le quote. A 2,10 il Manchester United, che in effetti non sta facendo una gran stagione, ed è primo il Partizan a 4 punti con il Manchester a 4 anch'esso. Cosa particolare, il Manchester fa un solo gol, ne subisce 0, mentre il Partizan ne fa 4 ma ne subisce anche 3. A questo punto esito rischioso su questa, gol del Partizan. Queste qua non so chi sono, queste non so che vanno. Mi immagino un Arsenal facilmente vincitore, vediamo un po' che cosa ci dice la quota. Allora, 1,28, sì, non vale neanche la pena, 1,28 è abbastanza facile la vittoria dell'Arsenal. Mi ci aspetto qualche golletto in questo Francoforte Standard Liegi. Il Francoforte è abbastanza favorito da 1,44, ma secondo me la quota interessante sta qui, l'over a 1,53 e il gol a 1,66. Non è che ci ho ben presente se metteranno titolari, riserve o quant'altro, però su questa l'esito gol si potrebbe valutare, perché è una squadra francoforte che attacca e segna, ma lo Standard Liegi nel proprio campionato non è malvagissima, quindi ci può stare. Immagino una vittoria con gol abbastanza probabili anche per il PSV, diciamo che l'over a 1,57 insomma è una buona opzione. Esito gol pure questa mi piace un pochino di più, perché comunque anche il LASK nel proprio campionato è una squadra che segna, il PSV neanche a dirlo. Io su questa andrei over 1,5, 1 e over 1,5, perché comunque secondo me la vittoria del PSV su questa c'è, e un paio di gol li vediamo sicuri, addirittura da poter rendere la partita interessante un multigol 2-4. Andiamo poi a vedere la Lazio contro il Celtic. Quote sono molto alte, 2,70, 3,40, 2,50. La Lazio sta un po' indietro, diciamo un punto indietro. Celtic che finora è andato meglio, però io su questa vorrei dare un pochino più di credito ai ragazzi di Simone Inzaghi, mettendoci almeno il gol della Lazio. Vediamo se è una opzione che paga bene. Anche in questo caso troviamo una quota 1,66 per l'esito gol, quindi diciamo che l'esito sul gol della Lazio si può rischiare. Quest'altra non lo so, Siviglia dovrebbe vincere facile, boh, questi Niso, questi non so chi so, cioè scherzo, perché leggo e salto le squadre che mi sembrano difficili da pronosticare. Rennes-Cluj, che è il girone della Lazio, secondo me qua il Rennes lo potremmo trovare a quota interessante. Il Rennes è 1,80, potrebbe essere una quota interessante. Il Cluj finora non è andato male, 3 punti, 2 gol fatti, 3 subiti. Rennes ha perso già contro la Lazio, credo che in casa debba provare a mantenersi ancora viva questa speranza di qualificazione. 1x più facile, ma se ce la vogliamo rischiare, esito 1 che ce lo possiamo provare a mettere. Da dire rispetto ai video sulla Champions League, dove è abbastanza facile che ci siano tutte le squadre al meglio della, diciamo, della loro formazione, che sull'Europa League invece, che ci stanno necessariamente turnover un pochino più facili, il pronostico viene concepito immaginandosi una squadra al meglio della forma, al meglio della rosa in campo. Poi se il Rennes per esempio metterà in riserve e non vince, amen. Io l'ho detto altre volte, lo ripeto,
Per il momento l'Europa League la faccio in video, divertendomi così a guardare un po', ma non ci metto neanche un euro sopra fino a che non si arriva dagli ottavi in poi, ottavi, quarti, che le squadre sono ben chiare, capisci la formazione, perché altrimenti del Cluj come fai a sapere se sono titolari o meno, che ci sarà tutta gente sconosciuta, quindi questo è bene dirlo. Per questo video è tutto, ci vedremo nel prossimo video dedicato alla Serie A. Ti saluto e ciao!